Motion Capture 6 è atteso al posto 5. Ripeto, Motion Capture 6 è atteso al posto 5. Sta bene, signor Oscar? Ah, Celine, certi giorni un omicidio non basta. Che cosa ti fa andare avanti, Oscar? Continuo come ho cominciato, per la bellezza del gesto. La bellezza. Si dice che sia nell'occhio. La bellezza è nell'occhio di chi guarda. È meglio vivere, perché nella vita c'è l'amore. Niente ci rende così vivi come vedere gli altri morire. Il nostro vivere è cambiato. Un caffè a portar via. A portar via? Certo, ne abbiamo di due tipi, Michelle Arabica oppure Columbia Morning. E quale dei due tipi sa più di caffè semplice? A me piacciono tutti e due. Bene, prenderò il Columbia. Sono 3,40 €, grazie. 3,40 € per un caffè semplice. Ma questo è il caffè Columbia. C'è qualcosa che non va con la banca. Ho incontrato il tuo professore, il signor Collard, la scorsa settimana. Mi ha detto che ti sei ritirato 2 anni fa. Si può sapere che diavolo hai combinato in questi 2 anni? Ho riflettuto. E su che cosa, se è lecito chiederlo? Su di me, su di te, su tutto. UMP, sa cosa significa? Valutazione medica psicologica. Conosciuta in gergo anche come... Test dell'idiota? Test dell'idiota. E chi crede sia qui l'idiota, io o lei? Buongiorno. Le polpette, sono buone? Mm-hmm. Sei frigida per caso? Quanti anni hai? 17, 18? Fammi indovinare. Sei nato alcolizzato perché tua madre, quando era incinta, non riusciva a smettere di sbronzarsi. E tutto quello che tu desideri, in realtà, non è altro che un abbraccio. Yulika, vogliamo entrare? Hai presente quella sensazione che ti fa sembrare le persone che ti circondano in qualche modo tutte pazze? Ma se poi ci rifletti meglio, capisci che non sono gli altri, ma sei tu il problema. Vuoi il latte? Abbiamo anche il latte di soia? No, grazie. Dovremmo fermarci. Volevano vedere le rovine. Sì, ma dobbiamo svegliarle. Lo so. Ci fermeremo al ritorno, quando andiamo all'aeroporto. Sai che non lo faremo? Sì, probabilmente no. Ok. Attenzione, les filles, pas trop vite. Voi come vi siete conosciuti? Ci siamo incontrati 18 anni fa. Ci siamo 18. Più o meno innamorati. E 10 anni dopo ci siamo rivisti per caso. No, tu hai scritto un libro, io l'ho saputo e ho fatto in modo di incontrarlo. Oh, è molto romantico. Se ci incontrassimo oggi su quel treno, tu parleresti con me? Mi chiederesti di scendere con te? Ovviamente. Non so, questo posto è così ricco di mitologia e tragedia. Temevo sarebbe successo qualcosa di tragico. Ancora lì? Ancora lì? Andato. Non la smetti di adocchiare le ragazze? Io non adocchio le ragazze. Io faccio l'amore con i miei occhi. Oh, wow. Sto con un eterno Peter Pan. A chi la passo? Ti sento vicino. Sì? Ma a volte, non so, mi sembra come se tu respirassi elio e io ossigeno. Cosa te lo fa dire? A padre, salute. Potevi dire qualcosa di romantico e non l'hai fatto. Tu sei il sindaco della città dei pazzi, lo sai questo? È così che le relazioni finiscono. Oh mio Dio. Glielo assicuro.
Il ragazzo tenero e romantico incontrato in treno di cui ha un vago ricordo sono proprio io. Perché sento di essere così attratto da questo nonno? Wow! Ciao, Chic. Ah, buongiorno. È il tuo nuovo cuoco? Il mio avvocato è la mia guida spirituale. Cucina per distendersi i nervi. Ci vediamo in frigo. La serva subito. Il mio pianocchio. Ad ogni nota corrisponde un alcolico, un liquore o una spezia. Si ottiene un gusto nostalgico con un accordo minore. Hai sbagliato qualche nota? Diciamo due o tre note personali. Magari felice. Ho conosciuto una ragazza. Non posso che sopportarlo, questo senso di solitudine. Anch'io pretendo di innamorarmi. C'è una festa da ballo combinabile stasera da Bibi. Chloe, lui e Colin. Colin, Chloe. Mi sento così ridicolo. Posso andare ora, per favore? Potrebbe restare, per favore. Era un po' cortino. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you can see me too? 'Cause I love you. Chloe non sta bene. Mi dite che succede? Vorrei fare qualcosa. Non sono il marito, ma faccio parte della squadra. Chloe ha una ninfea nel polmone destro. Il primo che si preoccupa si becca un ceppone. Sento che tutta la mia vita dipende da questo istante. E se lo perdo? Beh, io penso il contrario. Sei invecchiato di 10 anni. È la malattia di Chloe che mi sconvolge. Se perdiamo questo momento, coglieremo quello seguente. E se lo manchiamo, ricominciamo. Abbiamo tutta la vita per riuscirci. Stringimi forte. Oggi inizia il nostro viaggio di ritorno in Argentina. Abbiamo capito che è il momento di continuare la nostra lotta. Vogliamo ricordare i compagni caduti nella lotta rivoluzionaria. Compagno Marcos. Presente. Compagno Pedro, la tua arma, il caricatore è pieno. Voglio presentarvi il vostro nuovo compagno di classe, Ernesto. Si è appena trasferito qui da noi. Ieri ti ho vista. Sei molto brava. Io sono Maria. Sì, lo so. Come hai capito che papà ti piaceva? Giustizia popolare. Ti piace una tua compagna? No. No. Guarda che l'ammazzo questa signorina. Nonna! I ragazzi stanno benissimo, conducono una vita normale. A te sembra normale che il bambino abbia il nome di chissà chi? Che festeggi il compleanno di chissà chi? Dovete andartene! Stanno ammazzando la gente! Cristina! Che è successo? Ce ne andiamo per qualche giorno, per sicurezza. Perché? Maria. Con chi stavi parlando? Con Maria, la mia fidanzata. Cosa volete che faccia qui? Nasconditi! Nasconditi! Nasconditi!